Buonasera a tutti, buonasera, buonasera, grazie, grazie, grazie a tutti, anche laggiù, grazie di cuore. Vorrei iniziare facendo i complimenti a Giancarlo per l'impegno, ma anche a Luigi perché si è speso tantissimo e ha dimostrato sul campo e con l'impegno lo spessore, il suo spessore. Io ci credo tantissimo, dipende soltanto da quanti cittadini siciliani andranno al voto, è tutto lì. Gli impresentabili li candidano non solo perché appunto si tratta di cittadini impresentabili, ma perché hanno pacchetti di voti a disposizione. Oggi in autogrill mi ha fermato un tizio e mi ha detto: ma voi che mi date per il voto? Niente, no, perché a me Genovese mi offre un posto di lavoro. Genovese è quello che hanno arrestato perché si fotteva i fondi per la formazione professionale dei giovani siciliani. Io gli ho detto: se si continua a ragionare così ci avrete le briciole oggi, ma siete popolo siciliano, non potete accontentarvi delle briciole, la dignità vale molto molto altro e dovete trovare il coraggio. So che non è facile, le conosco certe minacce di quest'isola. E tra l'altro non ci stanno soltanto in quest'isola, perché il voto di scambio è un cancro dovunque. Cambiano soltanto le tariffe, dove c'è maggiore povertà diminuisce il prezzo del voto. Tutto qua. Ma guardate che il voto di scambio esiste pure nella mia città. Il crimine organizzato esiste in Emilia Romagna, in Piemonte, dove la 'ndrangheta si è infiltrata e sono stati sciolti dei comuni per mafia. Però probabilmente i principali responsabili siamo noi italiani che gliel'abbiamo lasciate passare tutte quante. Perché se continueremo a lasciargli passare tutto quanto, continueranno a passarci sopra costantemente e continueranno a sentirsi schifosamente arroganti, capaci appunto di violentare i nostri diritti, di uccidere il presente e il futuro di questa terra e di tante altre terre d'Italia. Dipende soltanto da noi. Io quando sono entrato in Parlamento pensavo che i nemici fossero questi politicanti della casta. Guardate che è poca roba. Ci sono dei boiardi senza nome molto più potenti, dei funzionari molto più potenti. Dopo anni però ho capito che l'unico nemico degli italiani e l'unico nemico della Sicilia, dei siciliani, siamo noi stessi. Dipende soltanto da noi. Se la smetteremo di lamentarci avremo la possibilità. Se la smetteremo di lasciarci manipolare da un sistema informativo assolutamente colluso con il sistema del potere dei partiti, avremo una possibilità. Se parteciperemo alla vita politica, cosa che state facendo voi in migliaia stasera a Palermo, e vi ringrazio di cuore, avremo una possibilità. Dipende soltanto da noi. Bisogna convincere le persone ad andare a votare, perché se tanti siciliani andranno al voto, il Movimento vincerà queste elezioni. Certamente, certamente. Chi si astiene in realtà vota, vota il Cuffaro, vota il Lombardo, vota il Miccichè. Chi si astiene perché ne ha le palle piene, lì capisco. Si deve ricordare però che il Movimento 5 Stelle è nato proprio perché anche noi ne avevamo le palle piene e anche noi abbiamo il diritto ad avere una possibilità. Vogliamo creare una banca pubblica di investimento qui in Sicilia per sostenere le imprese siciliane. Vogliamo sostenere la piccola agricoltura, l'olio siciliano, i pomodori siciliani, i carciofi siciliani, perché oggi non conviene più occuparsi di agricoltura quando la piccola agricoltura è il futuro di questo paese. Vogliamo ridare onestà, legalità e vogliamo inserirci e finalmente tagliare gli osceni privilegi dei quali si sono macchiati politicanti senza scrupoli qui in Sicilia, che hanno utilizzato lo statuto speciale per arricchirsi personalmente fottendo i diritti dei siciliani. Io non sono come Luigi che è istituzionale, non lo so, non lo so, grazie a Dio c'è lui, io sono un po', grazie a Dio c'è lui, però mi è stato detto che bisogna essere politicamente corretti, che la parola suca è sconveniente, d'accordo, 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 vi chiedo scusa, niente più di queste parole, però presenteremo una legge. Se dovessimo avere la maggioranza all'Assemblea regionale, nel giro di poche settimane Giancarlo ci ha promesso che presenterà una legge, un'unica legge regionale per abolire del tutto i vitalizi, per dimezzare gli stipendi dei parlamentari e per abolire tutte le auto blu. Non la chiamiamo legge Suca perché siamo assolutamente persone educate, la protocolleremo in questo modo, legge 800A.
sarà protocollata in questo modo. Perché i Cuffaro, i Lombardo, i Berlusconi, i Salvini che oggi provano a rifarsi una verginità dopo che ci hanno detto terrori di merda, tolgono il nome Nord alla Lega Nord, devono solo guardare questo, legge 800A, 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 tutti quanti, dateci un'occasione. Ce la meritiamo anche per l'impegno che abbiamo dimostrato, per i denari che abbiamo restituito, per le candidature che abbiamo fatto, per il fatto che ci siamo spesi tutte le estati, tutti i fine settimana, e lo sapete che non abbiamo mollato mai. Ci muoviamo con i polmini elettrici, non abbiamo scorte, non abbiamo nessun tipo di protezione e intermediazione. Ci siamo comportati bene. Il Movimento 5 Stelle ha il diritto di amministrare la Sicilia e di dimostrare quel che è capace di fare. Ne abbiamo il diritto. Andatelo a dire, dipende da noi, queste ultime ore, attaccatevi al telefono, ditegli andate al voto, fateli vedere i programmi, fateli vedere chi siamo, fateli vedere che abbiamo protocollato la legge 800A, fateli vedere. Questo è, possiamo essere politicamente corretti da persone che hanno distrutto, con persone che hanno distrutto la sanità in Sicilia, dove delle persone rinunciano a curarsi perché non hanno i denari per curarsi o perché una TAC gliela emettono dopo 2 anni. È possibile questo? I trasporti, i treni che mancano, le strade che crollano, il monopolio che hanno i soliti politicanti o magari lobbisti dei trasporti, amici dei politicanti. Possiamo essere moderati, moderati si muore, alziamo la testa Sicilia, è un'occasione unica questa. Certi treni passano una volta sola e non mi riferisco al treno fantasma di quello lì che ormai l'ha cancellato. No, questo è un treno importante, ci crediamo tanto, dateci un'occasione e impegniamoci in queste ultime ore, noi di più non possiamo fare, abbiamo dato l'anima per quest'isola e per l'Italia intera, ci siamo impegnati totalmente, non c'è nulla appunto che abbiamo fatto tutto quel che si poteva fare, tutto, non possiamo fare di più, dobbiamo restituire più soldi, l'abbiamo fatto, dobbiamo rinunciare al finanziamento pubblico, l'abbiamo fatto, dobbiamo candidare soltanto persone per bene, l'abbiamo fatto. Dobbiamo attaccare certi potenti sapendo che poi ci arrivano le vendette mediatiche, l'abbiamo fatto, abbiamo dimostrato coraggio, sì, facciamo nomi e cognomi. Io prima stavo in televisione dalla 7, gliele ho dette tutte, chi se ne frega delle querele, me querelassero. Coraggio, dipende da noi, coraggio, coraggio. Viva il Movimento 5 Stelle, viva la Sicilia, il candidato presidente alla regione siciliana Giancarlo Cancelleri. Grazie a tutti. Coraggio. Coraggio. Coraggio.